Apriamo quella che sarà una nuova rubrica, quasi un appuntamento fisso di questo spazio al sabato pomeriggio, perché grazie a Cristian Attanasio, ma anche a tutti gli altri collaboratori di JuventusNews24.com, accendiamo i riflettori su quelle che sono le giovani leve bianconere, con delle schede che vengono proposte ogni giorno alle ore 22 sul nostro sito e che ci danno l'opportunità di conoscere prima quelli che speriamo potranno essere i campioni del futuro. Ce n'è uno in particolare che alla ripresa della stagione potrebbe addirittura essere aggregato alla prima squadra. Cristian, sto parlando di Kibozo, è un classe 2003, parlaci un po' di questo ragazzo. Allora, è un esterno d'attacco che gioca a sinistra in quanto destro di piede, tende sempre a provare la giocata. Marco, che viene spesso con me a Vinovo, sa quanto estro e quanta qualità, quantità questo ragazzo. Per paragonarlo, sensibilmente montare la testa e tutto, è un Douglas Costa un po' più fisico. Ovviamente il fisico bisogna poi portarlo col tempo, però per ora con i suoi coetanei non c'è paragone. È molto appunto qualitativo, molta quantità, va molto spesso in gol, come si vede, e fornisce anche tanti assist. Ha un trascorso nell'Inter, poi nella Gian Erminio, alla fine sono riusciti i bianconeri a spuntarla e ad assicurarsi un talento, secondo me, tra i più interessanti e intriganti di tutta Italia per quanto riguarda l'annata 2003. Sicuramente, poi se posso aggiungere, Cristian, su Kibozo, certo. C'è stato anche un divertente siparietto, perché lui si è aggregato molto anche alla prima squadra nei vari allenamenti. In un torello aveva fatto un tunnel ad Emiral con tutta la squadra, tutti i compagni di squadra del difensore turco, che hanno accerchiato Kibozo in un divertente momento in cui un classe 2003 si è reso protagonista sotto età in maniera evidente di un episodio di grande personalità davanti a mostri sacri del genere. Ultima cosa, poi cambiamo ragazzo, ha già giocato in primavera 4 volte, anche contro l'Inter, che è una delle migliori squadre giovanili d'Italia. Quindi questo a sottolineare quanto anche Lamberto Zauli pensa che questo giocatore è un possibile ottimo giocatore, per non dire fuori classe. E allora lo seguiremo il prossimo anno in primavera, come detto alla ripresa, potrebbe essere aggregato alla prima squadra. C'è Luis Asa, un altro giovane molto interessante che nel corso di questa stagione si è messo in luce con la formazione Under 16 di Andrea Bonatti, lo aveva già fatto in realtà la scorsa stagione in Under 15, insomma questo è un ragazzo che è cresciuto in bianco-nero. Assolutamente, alla Juve da quando aveva 7 anni, è nativo di Frosinone con origini albanesi, questo ragazzo prodigio, perché si tratta di un giocatore che, vedendo i numeri, magari non può balzare subito all'occhio, perché 14 presenze e 6 gol per un trequartista barra esterna non sono tantissimi, però chi lo vede giocare anche solo un 20 minuti si accorge che ha qualcosa in più. A me piace tantissimo perché interpreta in anticipo delle soluzioni, delle visioni di gioco che un ragazzo normalmente alla sua età non ha. È seguito anche da altri club italiani, perché ovviamente è uno di quelli, per ripetere anche il discorso di Kibozo, tra i più promettenti alla sua età, perché alla fine la Juventus nelle giovanili ha sempre investito molto per quanto riguarda anche solo il singolo giocatore che può poi fungere come plusvalenza, se non ritenersi utile anche in prima squadra. Poi con la parentesi dell'Under 23 questo può essere un ottimo trampolino di lancio. Per ora è presto, è solo un 2004, però ha già dimostrato le sue qualità in passato. Ultima cosa, da fare un applauso a questo ragazzo per la crescita. Crescita costante, continua, davvero un ottimo spirito di iniziativa anche in allenamento, per quanto ne parla il mister, quindi davvero complimenti anche a questo ragazzo. Beh, tante società interessate, ma in realtà la Juve ovviamente se lo tiene stretto. Andrei invece in Under 15 ad accendere i riflettori su Alessio Vacca, anche qui uno di quei giovani che quest'anno ha fatto molto bene con la formazione di Corrado Grabbi. E non era facile, perché comunque l'Under 15 è un'ottima squadra per quanto riguarda il campionato, non è tra le migliori in classifica, perché è un campionato molto agguerrito rispetto magari agli altri due, quindi la Juve si trova un po' più indietro rispetto alle prime posizioni, e spesso Vacca rimaneva un po' deluso, si vedeva dagli atteggiamenti, ovviamente
per polemica personale, perché segnava, ma i suoi gol non servivano poi alla squadra per guadagnare anche solo un punto. Col tempo ha cominciato a segnare doppiette pesanti come la Fiorentina, gol importanti come col Sassuolo, si sta rendendo protagonista anche in positivo per quanto riguarda il tabellino, quando la gara è ancora lì per sbloccarsi o devono trovare il colpo decisivo per vincere. Quindi questo ragazzo sta trovando sicuramente una linfa positiva e l'ha dimostrato comunque il suo score molto alto. Se non vado errato, il secondo o terzo miglior marcatore di tutte le giovanili bianconere, la dimostrazione del suo grande talento e del suo grande apporto fisico anche alla manovra che offre questo ragazzo. Appuntamento alle 22, tutti i giorni, con la scheda di uno dei giovani della Juventus, dall'under 17 all'under 15, proviamo a conoscerli meglio, quelli che speriamo possano diventare i campioni del futuro.